Russell tra i due, tra l'altro una decina di centimetri fuori di differenza. Cicciarini va fino in fondo a realizzare con la mano sinistra, poi cambia direzione, ancora la palla per Ulisse Vicius, prova ad attaccare il lituano. Che movimento! Ospaldas, Ulisse Vicius, classico appoggio al post per Treviso, che poi torna a dare confidenza al suo playmaker. Eccola qua, post di Jones che va a pescare, ma vola più in alto di lui Justin Johnson. 3 contro 1 per Reggio Emilia, che va ad appoggiare sotto mano con la mano destra. Johnson qui non trattiene, 3 contro 1 per Imbro, che va a servire Sokołowski, che va a realizzare. Quando Bortolani non va a realizzare, e allora prova a correre Thompson. Thompson. Sokołowski per Jones. Ora un rimbalzo offensivo però per la squadra di casa. Ancora Cinciarini, questa volta a segno con la tripla. E poi Cinciarini, in questo caso proprio sulle braccia di Bortolani, che poi si lancia in contropiede ad appoggiare senza neanche mettere la palla a terra. Riavvicina Cinciarini, è lui che attacca dal piccolo centrale, spazio per Strautin, solo contro uno per Arthur Strautin sul tabellone, gran canestro fuori equilibrio da parte di Arthur Strautin, sotterrato con un macigno. Nel frattempo Jones a depositare quali glaciali nel quarto, nel terzo periodo, e la tripla. Crawford attacca, fa saltare letteralmente Sims, gran canestro di Killo letteralmente nelle mani di Crawford. Ulisse Vicius ancora per Crawford, palleggio, step back, tiro da 3 punti. Tiene il palleggio aperto, arma la mano di Ulisse Vicius, non sbaglia più un colpo. Russell dentro per Jones, che riapre per Thomas Dimsha, che spara dall'arco, e quel rimbalzo non controllato in difesa. Poi il furto di Russell contro Crawford va fino in fondo a realizzare 1-7, 67 a 62 per Reggio Emilia.